Sento il dovere di aprire la seduta ricordando un servitore dello Stato, un servitore delle istituzioni, apprezzato, vorrei dire amato senza distinzioni di colore politico, come dimostra la sua carriera con governi di centrodestra o di centrosinistra. Avete capito che sto parlando del generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano, che è stato trovato morto a casa sua. Era nato nel 1953, aveva iniziato la sua carriera nell'Accademia Militare nel 1972, era ufficiale degli Alpini già nel 1974 e ha comandato numerose missioni all'estero, in particolare la Force Commander e il rappresentante delle Nazioni Unite in Libano dal 2007 al 2009. In quell'occasione, da Ministro della Difesa, ebbi l'onore e il piacere di conoscerlo. E anche dopo essermi consultato con l'allora Presidente della Repubblica, che mi diede conforto nella scelta che stavo per fare, lo nominai prima mio capo di gabinetto e subito dopo capo di Stato Maggiore della Difesa, o meglio, prima capo di Stato Maggiore dell'Esercito e poi invece con altro ministro di centrosinistra diventò capo di Stato Maggiore della Difesa. È stato poi anche Presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea fino al 2022 ed era adesso Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri. Claudio Graziano era un uomo, si dice spesso delle persone che sono venute a mancare, ma in questo caso la mia è una testimonianza veramente diretta e personale. Era un uomo eccezionale, un uomo delle istituzioni, un militare, un servitore civile dello Stato, prima ancora che militare, in ogni suo aspetto. Era una persona di una lealtà, di una bontà che difficilmente si riscontrano. La sua mancanza, la sua perdita, almeno per molti, sicuramente per me, è una ferita molto, molto profonda, perché in questi casi ci si chiede se il profondo turbamento che aveva ingenerato in lui la scomparsa di Marisa, la sua amata moglie, e che ci aveva visto consapevoli della sua difficoltà, ci si chiede se avremmo potuto fare qualcosa di più per stargli vicino. È un dubbio che molti si porteranno, ma in casi come questo l'incommensurabile profondità della dolore dell'animo umano rende difficile immaginare cosa e come si potesse intervenire. Oggi noi possiamo solo rimpiangerlo, ricordarlo e, pensando ai suoi pochi familiari, perché a Roma era un uomo solo e questo è pesato molto, ricordandolo a chi gli ha voluto bene, dedicare a lui qualche attimo di raccoglimento. Grazie.